posizionando. Ma partendo da solo questa cosa? No, sono io che premo il pulsante, quindi posso scegliere di aumentare o abbassare. Alzando il mare centro fai quello fatti. Esatto. E riduci lo spazio di manovra, tra l'altro. Lo centri il carico con due cinque. Guardate che non faccio nessuna fatica. Perché? Sono solo cavalli diversi per fare cose comportate diverse. Ecco, la differenza, lì avevo un sistema automatico che apriva e chiudeva il cingolo da solo. Adesso in questo caso io devo salire con il cingolo. Quindi in questo caso adesso è l'operatore, non sto facendo fatica comunque, sto solo semplicemente tenendo l'equilibrio. Esatto. Io sono bloccato perché sono sui cingoli. D'accordo? Adesso premendo il tasto 1, le ruote scendono. Vado sulle ruote. Certo. Si tocca, si va. Le ruote e lo gira. E si gira, esatto. Quindi questo è un po' un cranio ibrido, nel senso che sì. Utilizzo il cingolo per fare la scala. Certo. Poi manualmente fai il resto. Bravissimo. Ho dei tasti qui sulla sinistra che sono preimpostati, che regolano il cingolo rispetto alla ruota. Quindi l'inclinazione del carico. Basta solo premere il tasto corrispondente e il cingolo da solo si posiziona come gli ho detto io di fare. E il concetto è proprio quello che ho appena detto. Sul piano, sul pianerottolo utilizzo le ruote, invece sulla scala ci premo il tasto 3. Sì, quello che abbassi, sì, cioè il vantaggio che c'è sempre è che comunque non c'è mai l'operatore che deve gestire ad ogni gradino il bilanciamento del carico. E quello dà molta sicurezza e certezza, perché Jacopo, fermati, anche con questo qua, si resta sempre fermi, non fa assolutamente...